Candidatura in Campania, che lei è consigliere comunale, oltre che diciamo, parlamentare consigliere comunale a Napoli. Lei ha detto Caldoro no, Caldoro sarebbe il candidato forse del centrodestra. Ha detto Caldoro ha già fatto due battaglie con De Luca, ha un altro candidato. Senta, e con Salvini come la mettiamo? Neanche Salvini credo voglia allora, Caldoro. Premesso che io non dico Caldoro no, cioè io ho il diritto e anche il dovere di ascoltare quello che mi viene detto, di provare a tastare il polso anche dei cittadini con cui mi confronto. Caldoro è una bravissima persona, ha amministrato anche bene la regione Campania. Io penso che in questo abbia ragione Salvini quando dice che c'è bisogno di interpretare il desiderio di rinnovamento che arriva dai cittadini. Lui ha fatto tesoro dell'esperienza fatta in Emilia-Romagna, noi non l'abbiamo fatto. Lui si è trovato a fare una campagna elettorale con una Forza Italia molto debole, che probabilmente ha compromesso... Ha sbagliato candidata, secondo lei, candidato? Probabilmente la candidata non era così forte come lui immaginava, non ha parlato di temi territoriali, ma molto di temi nazionali, ha trasformato la campagna regionale in una campagna nazionale personalizzandola, e poi anche non ha avuto la capacità di parlare ai centri, no? Ha visto tutti i flussi elettorali ai centri medio-grandi, che forse erano stanchi del governo di centrosinistra, però si aspettavano una proposta moderata e liberale. Lui ha fatto tesoro dell'esperienza fatta in Emilia Romagna, infatti e dice in Campania candidati fa? Nuovi, candidati mi nuovi. Mi dica un nome in Campania, io stasera no, ci diamo no, una pizza. Non ho il nome da dare in Campania, penso davvero che, visto Caldoro che Caldoro divide, è un nome divisivo, forse siamo ancora in tempo per sederci intorno a un tavolo e trovare una proposta condivisa senza fare guerre di posizione.